Salve a tutti e benvenuti nel mio tutorial. Oggi volevo spiegarvi come si avviano delle maglie su un ferro senza prendere il filo, come di solito noi facciamolo, senza sapere quanto filo servirebbe per fare diciamo il primo punto fino alle maglie che noi desideriamo. Solitamente arrivati, che so, che mancano 4-5 maglie, ci ritroviamo con un pezzettino di filo e dobbiamo di nuovo ripartire da zero. Adesso vi faccio vedere invece come si avviano le maglie senza il bisogno di questo prolungamento. Allora, intanto facciamo il primo punto normale, quindi allacciamo il primo punto normale, così il primo cappio. Dopo di ciò, con l'altro ferro cominciamo ad lavorarlo come se già fosse il primo giro. Infatti poi anche viene elastico e quando fate i maglioni, ad esempio, i polsini non si allargano. Allora, facciamo uscire la maglia e la facciamo entrare sul ferro, così. Rientriamo in questa seconda maglia, facciamo il giro e la raccogliamo nel ferro sinistro. Almeno non avete sprecato il filo di lana, che comunque la lana è preziosa come il cotone, e a volte bastano proprio 20 centimetri, che mancano questi 20 centimetri per finire un lavoro, quindi non la sprechiamo inutilmente, oppure scucire e ricucire sempre, perché anche a me è capitato di non sapere quanto filo mi serviva per avviare le maglie e arrivati, che so, 86, 87, ne dovevo fare 90, dovevo riprendere tutto il lavoro da capo. Questa è una tecnica molto facile perché, come potete vedere, il primo punto già è lavorato a maglia diritta, quindi è come se fosse già un primo giro. È un giro legaccio e viene fa è facile, non ha nessuna difficoltà. Se doveste perdere il punto, no? Perché vi è scappato, non lo potete più recuperare. Basta sciogliere quello precedente e ripartire di nuovo sempre dalla maglia sopra il ferro sinistro, sempre l'ultima. Fate uscire, non fate scendere questa maglia, deve rimanere per com'è, perché ha lavorato per fare questa. Adesso le diventa l'ultima e da lavoro alla seconda maglia. Ogni maglia farà lavorare il ferro per fare nascere un'altra maglia successiva. Ecco, io penso di essere stata molto chiara. Vedete che non ho sciupato filo completamente. Chissà quante volte vi capita anche a voi di iniziare un lavoro e cominciate a prendere questo filo di lana, a srotolare e pensate: sì, tutto questo ci basterà. E invece è raro, francamente, perché se poi noi aggiungiamo le 3 maglie all'ultimo, insomma, viene un po' larghetta quando lavoriamo il primo giro. Questa già fa da maglia legaccio, vedete, è lavorato, è di una semplicità unica. Lasciate sempre morbidezza, al limite stringete un pochino così, poi tutto sta alle vostre mani. Quando vedete che è molto stretto, basta allungare questo, perché questo è attaccato a destro e tiene il filo. Anche se voi lo mettete, infatti, noterete che, ecco qui, io basta che tiro il filo e mi chiudo la maglia.
se questa è uscita fuori dal ferro, non ha importanza. Allora, è sempre un campione. E queste sono le vostre maglie senza nessuna difficoltà. Vi ringrazio sempre per aver guardato il mio tutorial e vi volevo ricordare che mi trovate anche in Facebook, Uncinetto che meraviglia. Grazie, al prossimo video.